la possibilità di lasciarlo il centro di accoglienza, perché la stragrande maggioranza di chi è presente qui vuole ricongiungersi. Per cui io mi sento fortemente di difendere questo nostro centro di accoglienza, considerando tra l'altro che il numero degli ospiti è quasi pari a 4.000, e questo chiaramente non l'abbiamo scelto noi. Ma nonostante tutto vedo che regge bene, e questo grazie veramente al lavoro che viene svolto costantemente da tutti gli operatori. Qui ne lavorano quasi 400. Spesso si vuole parlare del CARA come se fosse un business, ma se business significa dare la possibilità a diverse cooperative, perché qui non me ne lavora solo una, ma soprattutto la possibilità a 400 persone, 400 famiglie di poter lavorare e a loro volta di evitare che anch'essi possano emigrare fuori, viva il business. Quella parte che io ho visto, così come vi ho comunicato prima, le condizioni sono dignitose, decenti, ho detto decenti, ma dignitose. Sono rimasta piacevolmente sorpresa per alcune questioni. È ovvio che non sono entrata in alcune palazzine, magari dove la presenza solo di uomini magari poteva dare magari un'idea diversa rispetto alle condizioni all'interno del quello. Io posso parlare per quel che ho visto, e quel che ho visto obiettivamente, ho visto anche una palazzina sistemata dove hanno cercato gli stessi migranti di dare un modo anche di vita quasi normale all'interno, però non posso parlare per quel che non ho visto. Invece, per quanto riguarda la questione della natura di questo centro, nelle scorse settimane si è ventilata l'ipotesi di trasformare il CARA in CPA. Io, allora, fermo restando che penso che a livello europeo bisogna trovare delle norme e una modifica delle leggi che va fatta, perché la quantità enorme di migranti che stanno arrivando nei nostri territori presuppone anche da parte non solo del governo italiano ma di tutta l'Europa di verificare e di rivedere le norme internazionali. Quindi fermo restando questo, io, così come dicevo prima, mi sembra, fermo restando che sono pure d'accordo da una discussione che possa avere come tema quello della modifica del CARA, però i centri di prima accoglienza hanno una tipologia logistica che diversa dal CARA di Mineo. Penso che non ci siano le condizioni da questo punto di vista, sia per la struttura delle palazzine, sia per la quantità di migranti, sia per il controllo che questo. Qua ho visto che in linea di massima la gente è libera, i CEI invece presuppongono un maggiore controllo anche delle persone che sono presenti all'interno. Quindi mi sembrerebbe il CARA non avere le condizioni logistiche per essere trasformati in CEI, però, così come abbiamo detto prima, è ovvio che anche questo è un argomento che si può affrontare. Ma intanto noi come ente gestore dobbiamo ringraziare, lo facciamo ben volentieri, il consorzio dei comuni che amministra il CARA di Mineo, che ha voluto sollecitare un'attenzione adeguata, diciamo, al centro, quindi un'attenzione scevra da pregiudizi, e mi pare che la valutazione che emerge, la valutazione diretta dei due parlamentari che hanno partecipato a questa ispezione, sia una valutazione pienamente positiva. Qui vengono garantiti i servizi essenziali in maniera adeguata. Immaginate che noi, andando ben oltre gli obblighi da capitolato, abbiamo assunto oltre 400 persone per garantire questi servizi. Lo facciamo ben volentieri per garantire che il centro rimanga un grande luogo di promozione della persona umana. Ma guarda, io la ritengo veramente positiva, oltre che per le impressioni che hanno avuto loro, che sono state, almeno a loro dire, positive. Veramente il centro è stato trovato in condizioni buone, non voglio dire, perché secondo noi non poteva essere diversamente.
Io sono molto soddisfatto perché hanno in qualche modo abbiamo potuto anche far capire loro quali sono i problemi del consorzio dei comuni che gestisce questo centro, gli eventuali sviluppi, il nostro ruolo, io dico, sostenuto e lo sostengo da sempre, politico, che come consorzio noi rivendichiamo e abbiamo, in quanto chiaramente noi difendiamo il territorio da qualsiasi e qualsivoglia programmazione, progetto che ci lasci fuori nelle decisioni, quindi è un fatto fondamentale. Oltretutto noi possiamo fare altro che ribadire che la conduzione è veramente, noi troviamo buona, al di là di quelli che dicono che è un lager, no, io dico sempre, io non amministro un lager per mia formazione politica, culturale, eccetera, quindi ribadisco l'assoluta funzionalità e anche il progetto, il sistema, al di là di qualcuno che può anche pensare a CPA o roba del genere, probabilmente non so se fino in fondo conoscono bene la problematica, rivendichiamo il nostro ruolo nella gestione del CARA. Ma guardi, secondo me l'incontro di oggi ha entrambe le finalità, perché ci è stato chiesto di partecipare a questo momento di partecipazione, di apertura del centro, ma è stato chiesto a tutti i parlamentari, lo abbiamo raccolto soltanto in due, e nello stesso tempo abbiamo svolto una funzione anche di conoscenza, di sopralluogo, vorrei dire anche ispettiva. E io credo che quando si esprimono giudizi non si può non tener conto della complessità di gestione di una struttura di questo tipo, che rispetto secondo me ad altre strutture, anche per alcune conoscenze, mi sembra una struttura che funzioni e che migliore rispetto ai modelli che tutti abbiamo la possibilità di osservare, di conoscere. Quindi la valutazione che abbiamo espresso nei limiti dell'incontro di oggi è una valutazione complessivamente positiva, ma questo è riscontrabile, voglio dire, anche chi ha fatto delle critiche probabilmente ha messo, come dire, l'accento su qualche disservizio, ma io credo che rispetto a un sistema, questa è una cittadina così complesso, la valutazione deve tener conto dei diversi aspetti, quindi la valutazione che noi abbiamo fatto è una valutazione soddisfacente, che poi come tutte le cose umane può essere migliorata, ma a me sembra che la risposta che sta dando la Sicilia, in questo caso con la struttura di Mineo, adeguata rispetto alle difficoltà che vi sono. E a mio giudizio può essere considerata forse la struttura migliore che abbiamo oggi in Italia. L'elemento della difficoltà al rilascio della certificazione che consente ai residenti di trasferirsi perché questo è il loro desiderio, questo è l'elemento più marcatamente vistoso sul piano delle negatività, e su questo, ma non è riconducibile a una difficoltà nella gestione, su questo credo che tutti siamo impegnati, quindi sia il Presidente del Consorzio che gestisce la struttura, sia tutte le parti politiche che non solo quelle che oggi siamo venute a questo incontro, tutti a trovare nell'immediatezza, in tempi rapidi, in tempi che debbono essere anche comprensibili e si debbono giustificare la soluzione, perché è inaccettabile che ci sia un ritardo per alcuni mesi rispetto ad una mera difficoltà logistica di reperimento di una stanza dove allocare alcuni funzionari che debbono svolgere questa funzione. Le commissioni sono state istituite, che era un'altra delle difficoltà. Adesso dobbiamo tutti impegnarci e lo facciamo da subito, perché anche questo ulteriore inghippo di tipo burocratico amministrativo venga superato. L'importanza del CARA di Mineo è ovviamente strategica, si introduce all'interno di una necessaria pianificazione dell'accoglienza che purtroppo la Sicilia ancora non ha così come dovrebbe avere. È fondamentale all'interno del sistema dell'accoglienza nazionale e regionale. Questo è un problema, come tutti ormai hanno capito, assume un carattere europeo.
il fenomeno emergenziale, che non è un fenomeno emergenziale come tale, se non nella gestione, necessita che il sistema venga un po' corretto, migliorato in alcuni suoi aspetti, e per quanto riguarda ad esempio il CARA di Mineo, la necessità di dare riscontro immediato ai richiedenti asilo è fondamentale per quanto riguarda il lavoro delle commissioni. Però c'è un problema di sovraffollamento di questo centro e che potrebbe essere risolto se funzionassero meglio.